Buonasera dalla redazione, siamo all'appuntamento con le notizie delle vallate. Iniziamo dal Valdarno, dove a Terranuova Bracciolini è in programma la Games Week. Anche Terranuova si appresta a celebrare la Games Week, un evento internazionale celebrato con vari eventi in tutto il mondo. Per l'occasione, la Biblioteca Comunale, insieme alla cooperativa sociale COP21, organizza due eventi, uno rivolto ai più piccoli e un altro indirizzato agli adulti. Si parte l'11 novembre alla Biblioteca dei Ragazzi, con delle letture dedicate al mondo del giallo, e il 13 novembre alle 17 alla Biblioteca Le Fornaci si terrà un incontro curato da Oscar Montani, dedicato all'approfondimento del giallo classico, e seguirà un torneo di Cluedo. E sarà un momento, insomma, per ritornare a condividere gli spazi della biblioteca utilizzando un gioco, insomma, un classico dei giochi di scatola che, insomma, ha come obiettivo quello di ritrovare insieme la socialità e la condivisione del momento del gioco che, insomma, che un po' ci è mancato in questo periodo. Grazie ad un finanziamento importante, 1.760.000 euro, il comune di Bibbiena sta realizzando un centro polivalente nella zona di Santa Maria. A Bibbiena sarà creato un centro polifunzionale dedicato alle famiglie del territorio e anche ai bambini che hanno difficoltà di apprendimento. Assolutamente sì, davvero siamo molto felici e soddisfatti di essere riusciti ad arrivare a questo risultato. Si tratta di un finanziamento del Ministero, del MIUR, importante per Bibbiena perché si parla di 1.800.000 euro che abbiamo vinto, siamo riusciti a reperire per fare questo importante progetto, ovvero al posto dell'attuale magazzino comunale, che è un vecchio magazzino che ha bisogno di riqualificazione, abbiamo voluto fare questo progetto per trasformare, quindi demolire e ricostruire al posto del magazzino questo centro polivalente per la famiglia e per l'infanzia. All'interno ci saranno diversi servizi, a mio avviso all'avanguardia, servizi che ci permetteranno di fare un passo in avanti anche di civiltà, perché sarà previsto dei servizi per il doposcuola, quindi importanti per tutte le famiglie, ma dei servizi anche per bambini con difficoltà di apprendimento, servizi per la disabilità, servizi di pedagogia, quindi davvero un concetto a tutto tondo sulla famiglia per cercare di dare una mano anche e fare un passo verso la modernità perché le famiglie oggigiorno hanno bisogno di questi servizi per poter stare al passo coi tempi e con quelle che sono le esigenze di una famiglia del 2021. Si è conclusa con successo l'edizione di Tiferno Comics, circa 9.000 i visitatori e gli appassionati giunti a Città di Castello. Nonostante le difficoltà legate al Covid, si è conclusa con successo a Città di Castello la 19ª Mostra Nazionale del Fumetto. L'evento era dedicato quest'anno all'arte di Paolo Eleuteri Serpieri, dal titolo Serpieri e gli altri universi, fra West, Eros e Fantascienza. Gli amici del fumetto non si sono fermati e hanno organizzato una mostra che, seguendo le orme delle due precedenti, è stata molto apprezzata. Circa 9.000 sono stati infatti i visitatori della rassegna. Grazie per l'attività che è stata svolta per quest'anno, che ha dimostrato sempre di essere protagonista assoluto, del settore a livello nazionale, ma è un grazie che si estende a tutto il lavoro che è stato fatto negli anni e che rende questa manifestazione uno dei palcoscenici migliori, per quanto riguarda, il settore a livello nazionale, per cui, il nostro intento è quello di proseguire un impegno fattivo e concreto per guardare in prospettiva e guardare al futuro. Abbiamo, diciamo così, avuto una grande soddisfazione nella mostra mercato quest'anno, che siamo riusciti a rifarla dopo 2 anni dentro il parco di Palazzo Vitelli. Nel giro di 2 giorni ci sono state più di 3.000 persone. Tutti contenti, contenti gli stendisti, contenti i genitori, contenti i bambini, più di così e contenti anche i cosplay che erano circa 100. Quindi speriamo di poterlo fare anche l'anno prossimo, nonostante come tuona la quarta ondata, cose del genere, speriamo di andare avanti. Ci spostiamo a Castiglione del Lago, dove ha preso il via la rassegna Storie di Storia. Fino al 30 novembre 8 appuntamenti per un evento culturale che mette insieme vari linguaggi. Il primo ha avuto come ospite una popolare giornalista Rai. A Castiglione del Lago, nella sala del teatro di Palazzo della Corgna, ha preso il via la 6ª edizione di Storie di Storia, l'arte della narrazione, la rassegna di vari generi artistici con ospiti di livello nazionale. Filo conduttore dell'evento è la narrazione, con il compito di coinvolgere e stimolare l'interesse dello spettatore che potrà partecipare attivamente.
rassegna organizzata dal Comune di Castiglione del Lago e della Biblioteca Comunale. Sì, comincia oggi Storie di Storia, siamo molto contenti di proporre questo appuntamento che prevede appuntamenti dedicati ai libri ma anche al cinema, e cominciamo proprio con questo nuovo romanzo di Susanna Petruni, Volevo una mamma bionda, un libro molto impegnativo ma anche importante perché appunto racconta la sua storia, la storia dell'adozione di sua figlia Stella, un libro che vi consiglio di leggere e che anche da mamma mi ha toccato molto. È la storia di un'adozione miracolosa, una vicenda autobiografica. Susanna Petruni in questo struggente racconto ricostruisce la storia di sua figlia Stella. Che cosa vuole dire a una coppia che intende percorrere il cammino dell'adozione? Allora, ad una coppia che si dovesse affacciare al mondo delle adozioni direi intanto di avere tanta tenacia e soprattutto di stare molto molto attenti, perché purtroppo è un mondo dove ci sono tante onlus spesso di truffatori. Noi siamo finiti nelle maglie, nelle reti di una di queste onlus che in 2 anni ci ha rubato, pensate, quasi 17.000 euro. Quindi se decidete per un'adozione internazionale, controllate sempre tutta la documentazione, tutto ciò che vi chiedono, anche in modo maniacale. Per il resto, se avete dei dubbi, il consiglio che vi do, siccome ci vuole tanto tempo per avere il decreto per poi adottare, iniziate comunque ad avviare le pratiche, perché solo per quelle ci vuole un anno e 2, 3, 4 mesi. È tutto per questa edizione delle Notizie delle Nostre Vallate, grazie della vostra attenzione.